Siamo qui alla COP Miralfiore e qui in questo centro commerciale abbiamo raccolto la rabbia dei negozianti costretti a rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi di dicembre. Siamo andati a sentire i loro pareri. Costretti ad abbassare le serrande nei giorni festivi e prefestivi di dicembre, non si placa la rabbia dei negozianti dei centri commerciali che nel solo dicembre 2020 dovranno fare i conti con una perdita di fatturato di oltre il 50%. Le limitazioni anti-Covid penalizzano anche lo shopping di Natale, soprattutto per quel che riguarda i negozi di centri, parchi e gallerie commerciali, costretti a rimanere chiusi per via dell'ultimo decreto varato dal governo. Un'ingiustizia, secondo gli stessi esercenti, che rischia di portarli davvero ad una chiusura totale. Commercianti pronti a mobilitarsi per chiedere congiuntamente al governo di modificare il provvedimento prima di Natale. Danneggia tantissimo perché è un disastro lavorare in queste condizioni. Stanno chiudendo i giorni più proficui per il nostro lavoro, considerando che il commercio il mese di dicembre vuol dire un 30-35% del nostro fatturato annuo, quindi sono perdite enormi e ci impedisce poi di affrontare il prossimo anno in maniera più tranquilla. Già venivamo da una situazione molto difficile con il lockdown precedente, questo praticamente ci dà una mazzata finale e non capisco per quale principio è stato fatto questo decreto, quindi io rimango proprio arrabbiato e senza parole di fronte a un decreto che secondo me non ha nessun senso di esistere, non tutela la salute dei cittadini e non tutela i commercianti, facendo una discriminazione enorme nei confronti dei negozianti dei centri commerciali. Io spero che il governo ci stia ad ascoltare, facendoci aprire quanto prima i festivi prefestivi, soprattutto l'ultima settimana di natalizia. Una cosa senza logica, perché se tieni chiuso il negozio commerciale come da noi, che da me possono entrare 3 persone alla volta massimo, c'è il termoscanner all'entrata, sono le entrate contingentate, e dentro il supermercato c'è il mondo, perché dentro lì c'è il mondo a fare la spesa e non viene controllato, ed è aperto un Globo, ed è aperto un Obi dove la gente fa a pugni, diciamo, per entrare, non ha proprio senso, è un decreto che non ha senso, come se ci fosse un programma per penalizzare i propri centri commerciali, perché voglio dire, se a me mi avessero detto ok, voi state chiusi però salvate il mondo, uno fa anche il sacrificio, ma così non serve assolutamente a niente. Il fatto che nei centri commerciali sono chiusi quando dalle altre parti è tutto aperto, sinceramente è una cosa che non mi sembra giusta. Quindi che cosa chiedete al governo ed eventualmente anche alla regione? Di riguardare il decreto, perché in caso noi riapriamo con la massima sicurezza. Ecco. Entra 1 o 2 persone, non di più. E poi comunque sono giorni che non c'è stato un guadagno, quindi non vediamo... Nel mese di dicembre perdiamo 13 giorni e non vediamo perché solo noi come commercianti ci dobbiamo rimettere mentre tutti gli altri stanno aperti. Devono venirci incontro, almeno i prefestivi. Il governatore della regione che un prefestivo venga tolto. Il prefestivo ci basterebbe, anche perché una vigilia per noi è una grossa, grossa perdita.